fuga non si è dunque perduta in un giro di trottola al margine della strada. La corsa che dirada le sue spire fin qui, nella purpura buca dove un tumulto d'anime saluta. Eravamo arrivati a Siena 3 giorni prima. Volevamo essere sicuri di avere il tempo necessario per ambientarci e fare il piano per le riprese del palio. Lasciata Bolsena, avevamo percorso la Cassia fino alla salita di Radicofani. Attraversata la vallata dell'Arbia, eravamo entrati a Siena da Porta Romana. Partiamo da Roma con le telecamere di Restoria, alla volta di Siena. Dopo aver visionato dallo scrigno delle teche Rai ore e ore di filmati sull'epopea del palio, vogliamo capire come si è trasformata questa tradizione secolare. Nel cuore dei senesi, il palio è ancora un momento centrale della vita cittadina? Esistono le rivalità tra contrade? E che peso hanno queste identità territoriali nell'esistenza dei cittadini del XXI secolo? La Rai ha cominciato a interessarsi al palio di Siena quando non erano ancora iniziate le trasmissioni televisive. Il 2 luglio del 1953 è una troupe sperimentale del telegiornale a realizzare queste immagini ed è da questo giro di campo in bianco e nero che comincia il nostro racconto sul palio. Nome Mauro, cognome Barni, classe 1927, contrada Tartuca. Roberto Saladini, 1944, Nobil Contrada del Bruco. Savelli Mario, classe 1937, Contrada Torre. Maria Pace Carapelli, sono nata a Siena nel 1942 e sono della Contrada dell'Oca. Roberto Barzanti, 1939, Tartuca. Gambelli Ulisse, 1 gennaio del 1924, Contrada della Torre. Muzzi Adù, con l'accento. Nato a Siena il 1 gennaio 1932 e sono un fervente contradaiolo della Contrada della Tartuca. Paolo Lombardi, della fine del dicembre del 1944, sono un contradaiolo della Contrada del Leocorno. Sono questi i personaggi di ieri che abbiamo rintracciato per farci raccontare il palio oggi. Ad accoglierci una città ammantata dai colori più vivaci, il bianco e nero della Balzana che pure capeggiano dal palazzo pubblico lasciano spazio a tutte le declinazioni dell'iride. Strade e vicoli risplendono nei loro ornamenti, bandiere e candelabri conferiscono alla città un maestoso aspetto antico. Ogni rione con un suo stemma, un suo inno, un suo motto. Siena, una città e 17 paesi. Lancio dei vessilli non ti muta nel volto. Troppa vampa ha consumati gli indizi che scorgesti. Ultimi annunzi. Questo odore di ragia e di tempesta imminente e quel tiepido stillare delle nubi strappate, tardo saluto in gloria di una sorte che sfugge anche al destino. Se sei sempre stato nella contrada, sempre vissuto là dentro i momenti più importanti e più belli, il mio cuore si è trasferito da Piazza del Campo, da Porta Università, nella stalla della contrada o nella sede, nel museo della contrada, che è molto bello. La contrada è una sana famiglia allargata,
e come tale ha anche il pregio che, come tutte le famiglie sane, laddove c'è qualcosa che non funziona si cerca sempre di rimediarle all'interno della famiglia stessa. Ma ora direi che questo schema familiare si applica con qualche fatica alla Contrada. È un gruppo molto vasto. Quando nel secolo scorso, per dire, questo è un fatto storico, sorsero nelle Contrade le società di mutuo soccorso, quelle che oggi sono società di tipo ludico, in sostanza il contradaiolo che dava ogni anno un contributo per quanto poteva ciascuno, anche niente volendo, e poi se qualcuno cadeva in malattia era la Contrada che aiutava quella famiglia, se c'era un ragazzo bravo la Contrada aiutava ad andare all'università. Ora certamente ci sono alcune iniziative, però il tempo inesorabilmente ha cambiato, ha sparigliato le carte della vita, ecco. Oggi lo spazio Contrada si riconquista venendoci quando c'è il palio, ma con un atto di volontà, prima vivevamo qui, insomma. La Contrada è molto più ingrandita, mentre prima c'era 200 o 300, oggi siamo 1000 per dire a cena, no? Però la Contrada riesce sempre a fratellare, ecco. E allora si sta bene insieme, ecco, anche se siamo più tanti. Prima era più una famiglia. Per la nostra Contrada si darebbe tutto. Si è fatto cazzotti, si è fatto bastoni, si è fatto di tutto. Se uno della Contrada della Torre è in difficoltà, lo so, perché si trova in una questione che non ce la fa, entro dentro l'aiuto, anche alla mia età. Magari non farò niente perché ho 86 anni, che vuole faccia. Però se ci posso aiutare, lo posso aiutare, l'aiuto. Aiuterebbe lei, la sua famiglia, se si trova in difficoltà, come noi. Lo spazio della Contrada prima era uno spazio fondamentalmente vissuto. Ora può essere uno spazio mentale, di simboli, di memorie e anche di racconto. La Contrada è una comunità, è un popolo che si incontra in un territorio che affonda le sue radici, la sua storia in tutto quello che il territorio nei secoli ha generato. Raccoglie emozioni e sentimenti. Seconda famiglia. È una seconda famiglia. Ci si sente a casa quando siamo in Contrada. Se una sera uno va in Contrada è come se si mettesse nel salotto di casa, chiacchiera con babbo, mamma e fratelli. Mia mamma è della Guinea, nell'Africa. Poi c'ho il padre di Siena, io sono nato a Siena. È proprio un posto in cui uno si sente appartenente dalla nascita e che dura tutta la vita. Tua madre che pensa della sua vita da contradaiolo? Sono contenta perché ho trovato nuovi amici, ho fatto nuove esperienze e cioè pensa anche che la Contrada è un ambiente sano dove le brutte amicizie sono difficili da trovarle, quindi è contenta. La storia di me all'interno della civetta comincia da quando è cominciata la storia della mia Contrada. Come funziona il battesimo? Cos'è? È semplice, io pensavo era un po' più complicato, entravi in chiesa, mettevano l'acqua, no, invece c'è il priore che è, diciamo, quello più fondamentale, il capo che organizza tutto nella Contrada, che mette il fazzoletto sulle spalle di quello che si deve battezzare. Semplice. E recita una poesia che è scritta su una pergamena nel tuo nome. Semplice. La passione di un fantino è nulla rispetto a quella della Contrada. Ecco un momento toccante della vita collettiva. Si battezzano con l'acqua della fontana della Contrada i piccoli che vengono così accolti nella comunità. Guardate la giraffa, guardate se... I contradaioli accompagnano di solito cantando il cavallo che va in piazza per le prove. Se ne corrono due al giorno, la vigilia e l'antivigilia del palio, una al mattino e una alla sera. I loro canti, la musica è in genere la stessa per tutte le Contrade, hanno versi spesso composti nei giorni del palio, a volte con il nome del cavallo e del fantino.
ma il canto che più spesso si sente risuonare per le strade di Siena nei giorni del palio è quello che dice: si sa che non lo volete il nostro e qui cambia panterone per la pantera, bel brucone per il bruco, chiocciolone per la chiocciola, eccetera. Si sa che non lo volete, ma per forza e per amore lo dovete rispettare. Ecco, per forza e per amore, non per amore o per forza come dice il proverbio, ma per forza e per amore, cioè il rispetto è dovuto per forza alla nostra forza, dicono i contradaioli di una, a quella delle altre 16 contrade, e per amore, l'amore che tutti noi abbiamo per Siena e quindi in senso lato per tutte le contrade che sono la vita stessa di Siena. A Siena, una città essenzialmente turistica, priva di industrie, non si registra un incremento della popolazione residente. Il resto del territorio, con la crisi dell'agricoltura, si va spopolando. Aumentano invece gli studenti. L'università appare oggi come uno dei pochi poli di sviluppo della città. La conservazione del centro storico, un problema su cui si stanno misurando con alterni risultati amministratori, urbanisti, architetti. A Siena, il primo esperimento di risanamento è toccato all'antichissima contrada del Bruco. Tre file di case addossate le une alle altre, arrampicate su uno dei pendii della vecchia città. È un progetto ambizioso, anche se ormai se ne parla da anni e i lavori di restauro sono lontani a venire. Il dubbio più fondato è che gli abitanti del Bruco, una volta alloggiati in case provvisorie, finiscano per non tornare più a vivere qui. Il tessuto sociale della contrada del Bruco in particolare, ma si può dire anche un po' di tutta la città, è cambiato sostanzialmente per quello che riguarda la presenza di abitanti contradaioli oggi rispetto a quello che era fino a 30-40 anni fa. Quindi con l'elevarsi delle possibilità delle famiglie, i contradaioli sono stati, diciamo, costretti, hanno ambito a ricercarsi abitazioni fuori quindi dalla città murata, e quindi sono nati anche dei quartieri nuovi al di fuori delle mura. È ovvio che in questa situazione gli studenti in parte hanno occupato ciò che i contradaioli hanno lasciato. Si è cercato, e la contrada ha cercato, e le contrade tutte hanno cercato di ovviare a questo fatto creando dei luoghi e degli spazi aggregativi. Che uno non parla di contrade non è che fa differenza, perché se no Siena sarebbe divisa a spicchi, no? Sono cose storiche, uno non neanche ne conosce le cause principali, però sono sempre esistite e ne fanno parte. Perché siete nemici del Leocorno? Il
La sua che contrada è? La più bella di tutti, la Torri. No, no. Sì. No, no, la nostra rivale è Loca Sola. Solamente? Sì, ma sì. Perché rivale? Perché proprio quella e non un'altra? Perché è tutto un fatto di anni, eh. Io ce l'ho trovata, era rivale al mio babbo, era rivale al mio nonno, sicché è diventata rivale a me. Diventeranno rivale a miei figlioli, a miei nipoti. E lei non è che ha mai fatto, per esempio, l'amore con una ragazza dell'Oca? No, per l'appunto sto sposandomi con una dell'Oca. Ah, sì? Sì. E allora come va? Questi giorni ognuno per conto suo. Coro che sempre spicca, ci siamo messi a picca. Allora io sarei venuto per riprendere i soliti quattrini tutti gli anni, la sottoscrizione per Palio. Bene, io so più un centone, 100.000 lire. Chi? Ah, te da 100.000 lire? Io do 100.000 lire. Ma guarda, ma te, ma guarda, Mario, falla finita per piacere, eh. 100.000 lire te, sì, allora sì. Chi ne ha più di te quanto dovrebbe dare? O Pippo a me mettermi a 100.000 guarda, lire. Guarda, te o fa una cosa giusta, io prendo luce e me ne vado. Ah, Pippo, me ne vai, io do 100.000 lire se sì, e io 100.000 lire all'ora, e quando vengo la risposta si sta a vedere quel che li dà. Che andoli da che ti fare? Io alla torre do 100.000 lire. Quant'è? 50 anni fra poino? Fra 2 anni. Porco di madre. Madonna, quanta gente morta, Gesù. Questo era il Mizio Baglioni, questo guarda. È Tizio Baglioni, questo sì. È il Mizio del Guido. Montone. Guido. Marino Cerchi. La Marchesa. Luciano del Daviddi. Savelli Mario, classe 1937, 10 di ottobre. Contrada Torre. Maria Pace Carapelli. Sono nata a Siena nel 1942 e sono della Contrada dell'Oca. Hai moglie della Contrada dell'Oca? Mio marito è della Contrada della Torre. La rivalità è solo le due nemiche acerrime senesi, diciamo. Rivalità, non inimicizia, eh. La mia vita non è riuscita a superare questa rivalità. E perché non è che le rivalità si scancellano, le rivalità sono nate e rimangono e devono rimanere per il bene della festa. Noi siamo sposati da quasi 50 anni, da 48 per l'esattezza. La rivalità c'è sempre stata, ce l'ho trovata, resterà forse per sempre. Come la mettiamo? Bene, è 50 anni quasi che si sta insieme e lei... Quando corre la Contrada della Torre, come ora, siccome sono tutti i nipoti, le figliole, sono tutti della Torre, e lei purtroppo è isolata, se ne sta a casa e aspetta gli eventi. È un matrimonio riuscito, sì, felice. Io magari mi albero subito e lei invece è parecchio più calma di me, sicché se ne sta brava, ecco. Noi abbiamo 3 figlie femmine, sono tutte e 3 della Contrada della Torre. Io non ho mai messo in discussione il fatto che potessero o meno dividersi fra di loro. Poi, diciamo, la Contrada come viene vissuta nella famiglia Savelli, cioè, non mi avrebbe permesso, ecco, e nemmeno io l'avrei voluto, creare una frattura del genere. Chi nasce in casa Savelli e della Torre, non c'è dubbi. Nipoti e figlioli. Il palio è tutto, il palio è gioia, è dolore, è sconforto. Io credo sia l'unico momento che non si benedice di essere nati a Siena. È un momento che si pensa beati quelli che sono di fuori. Quando diciamo il palio è corso da tutte e 2 le contrade, Oca e Torre, la nostra famiglia non è che si divide, ma abitiamo fuori città, per cui tutti i torraioli che fanno parte della famiglia, che sono il 99,99%, scuso me, si spostano in città. Quindi io rimango in campagna, mi tengo le mie ansie, seguo la televisione che è sempre accesa, sono con loro perché bene o male condivido anche le loro emozioni e basta, i giorni passano e il palio finisce. Dove vado io a vedere il palio domani? Senta, dove le gambe mi portano?
e giro. Poi quando non ce la fa più mi fermo. Però voglio essere in piazza, per la piazza ci voglio essere intorno alla piazza, perché a stare di fuori è parecchio, ma parecchio più penoso di vederlo dal vivo. Oh Madonnina, per l'appunto non appartengo alla contrada e ha vinto spesso e ho pianto e parecchio. Però il mio babbo ci ha insegnato che quando vince l'Oca un brodino è a letto, quando vince la torre bisogna festeggiare. Senta, lei che incarico ha? Che cos'è lei? Il barbaresco, mi pare, no? Barbaresco, sì. Barbaresco, cioè è quello che ha in cura il cavallo. L'ho in cura e sono il maggiore responsabile del cavallo. Quindi lei non esce assolutamente da questa stalla? Esco, sì, ma quando esco io vuol dire ci lascio una persona fidata. Senta, ci parli un po' del carattere di Topolona. Il carattere di Topolona è abbastanza calmo, una cavalla tranquilla e io penso che più buon cittadino così non può essere una bestia da corsa. Una volta c'era cavalli che addopravano per lavoro la gente e poi ne veniva due buoni e si lottavano il paio per due. Invece ora sono 10, mi sa che siamo lì a tutte e 10 che possano vincere il paio. Il cavallo ha dal momento in cui arriva nella stalla della contrada tutte le maggiori attenzioni possibili. Le contrade hanno realizzato delle stalle che sono dei veri e propri salotti, cioè se si va a vedere dove normalmente un cavallo vive e uno poi va a vedere una stalla di contrada, insomma si rende subito conto quanto sia l'affetto e la cura dei senesi per il cavallo. Io amo molto di più i simboli, le idee, le tradizioni, la gente, il cuore della contrada e dei contradaioli. Il cavallo è un ingrediente fondamentale, ma non determinante, ecco. Oggi i cavalli non le tiene più nessuno, le brenne. Prima si dicevano brenne, quelli non erano adatti, non lavoravano per il paglia, capito? E succedeva questo. E poi le portavano all'ultimo momento, non erano preparati e non facevano grandi cose. Invece, oggi, chi ha un cavallo lo fa preparare, lo allena, lo fa in tutti i modi, allora sono tutti buoni. È una cosa, diciamo, quasi ora alla perfezione. Il fattino è corruttibile, il cavallo no, il cavallo corre per vincere. E chi ha pensato al palio ha affidato al cavallo di vincere, anche scosso, anche senza fantino, è affidato a lui, non all'uomo. Dove l'hai imparato tutte queste cose? A casa, a Siena. Ma chi te l'ha insegnato? Nessuno. Da solo? Sì, sentendo i tamburini, lui ha imparato. E poi dimmene un altro ancora. C'è qualcuno. Ha morto? Ha morto? Muore il cavallo. Quando muore il cavallo. Quando muore il cavallo? Quando muore il cavallo siete tristi? Sì, specialmente quando muore il cavallo della nostra contrada. Sì, Che fai? Ti è morto mai un cavallo della tua contrada? Sì, uno, Giulianella, della Civetta. Quando? Il 14 agosto del 47. E tu? Quanti anni avevi? Io non ero nata. Non eri nata. E rimangono gli zoccoli e un po' di coda. E tu piangeresti se morisse il cavallo? È naturale. Piangono tutti, anche perché se è un cavallaccio ognuno si piange tutti. Andiamo, si va! Andiamo!
la pulitura e la benedizione del cavallo. Canapino e Topolone, andate e portateci il cencio. A Siena l'aria di Palio si respira tutto l'anno, ma diventa una cosa che si può toccare con mano circa un mese prima della corsa, quando avviene l'estrazione a sorte delle contrade. Sono 17 le contrade di Siena, in piazza ne corrono 10. Le altre 7 correranno di diritto il Palio dell'anno successivo, mentre 3 vengono estratte a sorte tra quelle che già l'hanno corso l'anno precedente. Il popolo conosce il risultato del sorteggio dalle bandiere via via esposte alle finestre del Palazzo Comunale. Quattro giorni prima del palio, i cavalli fanno la loro apparizione ufficiale in piazza. È la tratta, termine che definisce tutto un insieme di operazioni che vanno dalla scelta dei 10 cavalli alla loro assegnazione per sorteggio alle contrade. Cavallo numero 9! Capriola! No! Chiocciola! Anche alla contrada più piccola, più povera, può toccare in sorte il campione. E come se non bastasse, persino la magia è chiamata in causa. Ci sono raduni imbastiti a mezzanotte attorno a un falò crepitante. Si raccolgono presagi, si va a caccia di segni di buon auspicio. Fanno scaramanzie di tutti i tipi. A volte andiamo a mischiare anche qualche santo, qualche chiesa, nell'ambito di una tradizione ormai consolidata. Noi attendiamo la vittoria e solo abbiamo speranza se tu ci assisti. Sant'Antonino benedetto e santo, ti ha inciritto che il cavallo non caschi. Santa Caterina, aiutaci. Ma la scaramanzia, quella principale, è quella di rifare le stesse cose che abbiamo fatto l'ultimo palio vinto. Sono piuttosto critico verso questo eccesso di previsioni e lucubrazioni, anche appunto scaramanzie che si fanno attorno al palio, perché il palio poi smentisce tutto. Il palio è quello che è. Perché si ritiene che se si rifà le stesse cose è probabile che la sorte prenda sempre la stessa strada. Questo magari poi non è sempre vero, anzi non è vero quasi mai, però ogni tanto ci indovina anche la sorte, allora dice queste cose fanno bene.
Io critici sono poco, io sono sempre stato per la cosa concreta, di darci da fare per far perdere l'avversario, però da, a volte che speriamo perda, si dice tutti, però bisogna fare anche qualche cosa. La sera avanti la corsa, nelle contrade si svolge la cena propiziatrice, un'occasione per ritrovarsi tutti, per bere, per rincorrere il sogno di un altro drappellone da portare in contrada, un sogno che è nel desiderio di tutti i senesi. Il palio si deve ancora correre, quindi a tutti è permesso sperare. A gioire poi sarà una sola contrada, la vincitrice. Nella vigilia però la speranza è di tutti. È cominciata la notte più importante, la notte della vigilia, dei partiti, degli accordi segreti e delle grandi cene. Vedo che c'è molto entusiasmo stasera qui alla Pantera, perché avete speranza di vincere? Si spera che di vincere il palio, dato che il cavallo non è un granché, ma ad ogni modo la speranza non manca mai. Lei crede che dipenda solo dalla fortuna? Dalla forza del cavallo e del fantino. Beh, io penso che il palio è tutto un crisma speciale e non si può enunciare prima che non sia corsa la corsa. Senta, mi hanno detto che se arriva ultimo è un po' pericoloso per lei, è vero? Un po' di botte ci sono. E aveva un cavallino così, ed il palio venne in camuglia, e si vinse corso il miglio. Il palio s'attaccò, ballerò se si furgò. Il capitano e i suoi assistenti, chiamati mangini, lasceranno la cena prima della fine per incontrarsi in gran segreto con i dirigenti di altre contrade. Devono essere stretti i cosiddetti partiti, gli accordi segreti con i quali ogni contrada cerca di danneggiare la sua nemica se è in piazza o comunque di vincere il palio. Poiché ogni contrada, anche se ha avuto dalla sorte un cavallo non tanto buono, vuole vincere il palio, questi accordi sono, se così si può dire, abbastanza platonici. Però fanno parte del gioco bello che si chiama palio e che, lo avete ormai capito, non è una corsa nella quale vince il migliore. Anna Carciofali, classe 1947, nata a Roma e contrada della Torre, di cui sono molto orgogliosa. Da quante ore sta lavorando qui in cucina? Da ieri mattina alle ore 9, perciò sono, fate il conto, sono tante. Per mettere a tavola tante persone ci vuole un po' di tempo. Quante persone? Siamo intorno alle 1800. Lei è volontaria? Tutti volontari, non c'è nessuno che viene retribuito per queste cose. Tutti volontari siamo. Ma tutta la mia famiglia è della Torre, perciò questo lo faccio più che volentieri. Oltre che il volontariato, cosa si è disposti a fare per la contrada? Tutto. Io quest'anno sono stata 3 volte all'Aquila per i terremotati, con tutte le altre contrade siamo andate a fare da mangiare per i terremotati. E ci sono stata 3 volte, è stata un'esperienza meravigliosa. Io nata a Roma, non pensavo che fosse una cosa così. Bisogna viverla per capire quello che ti può dare. E che ti puoi dare la contrada, perché è una cosa veramente incredibile. E il palio? È una cosa da brivido. Qui mi piace, sto in cucina, fatico, non mi interessa niente. Siamo una squadra meravigliosa perché siamo tanti, lavoriamo tutti molto bene insieme e siamo tutti contenti.
incontri sono venuti tutti, i più significativi per me, anche perché i più faticosi sono stati quelli del Papa Wojtyła dell'80 e di Pertini l'anno successivo, ecco, del Presidente della Repubblica. Personaggi incantevoli, anche se assolutamente defatiganti. Pertini era un uomo sanguigno e il Palio per lui fu una festa, una gioia immensa. Pertini ha seguito la gara dal Palazzo del Comune, ha preso posto di fronte alla trifora della Sala degli Arazzi, da dove si erano affacciati anche Einaudi, Gronchi e ancor prima Vittorio Emanuele II, che del Palio era uno spettatore abituale. Ho avuto molti amici con me al Palio e anche molte personalità al quale ho avuto l'onore di semplicemente fare qualche didascalia. Penso a Giovanni Leone, Presidente della Repubblica, parlai un po' del Palio con Sandro Pertini. Poi a un certo punto ci furono dei tafferugli, Barzanti era molto imbarazzato. E allora dice: guardi Presidente, lì davanti a Plaza Sansidoni si stanno accendendo le fiaccole nella notte. Dice, Barzanti, dice, fammi godere questa bellissima rissa che mi piacciono tanto. Questo era Sandro Pertini. Al termine, come si diceva, applausi, qualche tafferuglio, qualche violenza, gli animi esplodono per la gioia. Per i senesi, ieri non c'era solo la storica corsa di Piazza del Campo, c'era un motivo di interesse in più, la presenza gradita del turista Sandro Pertini. Con molti pittori che hanno fatto il Palio ho visto la corsa, perché io detti inizio a questa che poi è diventata una tradizione, il Palio, cioè il drappellone non più dipinto sia pure egregiamente da chi conosceva simboli e elementi figurativi tipici di una pittura di tradizione, ma pittori molto noti che hanno reinventato in certa misura l'iconografia del drappellone anche in termini assai nuovi. Penso a Mino Maccari, a Renato Guttuso, a Gianni Dova. Il palio più bello della mia vita è stato il 1950, perché era il secondo palio che ho visto vincere la Contrada della Tappeta, perché nel 51 si vince, persi il equilibrio, non vidi niente, invece nel 53 lo vidi con tutta tranquillità e lo vidi vincere. Ma il più sentito è quello dello scorso anno di luglio, che ha vinto la Tartuca, quindi mi sembra che sia il palio che ho più vicino e più caro anche. Il palio più bello della mia vita è sempre l'ultimo, credo ci se ne ricorda meglio, del 2005, quello è più bello, perché si è vinto dopo 40 anni, di che è stata un'emozione grandissima, che non ci si sperava più, perché o succedeva una cosa o succedeva un'altra e si perdeva sempre il palio. Il palio che ricordo più volentieri, forse il palio più bello della mia vita, fu quello del 72, quando vinse la mia Contrada, la Tartuca, con Aceto e Mirabella. Cos'è questa campana? È il campanone della Torre del Mangia, cioè venne suonata solamente durante il palio, quando inizia la passeggiata storia. Ti emoziona questo suono di campana? Soprattutto quando si corre noi o corre Anemia, quando non corre nessuno dei due non tanto. Oggi correte? No. E la nemica correrà? Sì. Chi è la nemica? Le Corno. E voi per chi ti fate? Civetta. E oggi che non correte? Si guarda al palio e si spera che non vinca l'Eco. Emozionano queste campane? È, diciamo, il momento in cui uno comincia a sentire la tensione prima del palio. E oggi che valore hanno? Oggi migliore magari dei giorni dei pali in cui corriamo anche noi, però comunque sono emozionanti. Dalla torre cade un suono di bronzo. La sfilata prosegue tra tamburi che ribattono a gloria di Contrade. Torre.
torna un eco di là. C'era una volta. No, no! Andiamo a fare il palio! Dai! Quale palio? Il palio è come? A corsa! A corsa! E come si fa? Uno da così! Si arriva la chiesa! Fate quanti giri? Tre! Tre giri? Uno? Sì. Allora chi vuole essere dell'oca? Io! Io! No, io. Allora, vediamo. Loca è il più piccolo. Io, è lui. Lui è dell'Oca. Che buono. Madonna. Allora, la torre è lei. Ecco. Tu che vuoi che sei? Lupa. La lupa? Tartuca. Tartuca? Allora tu sei il mossiere, sei? Sì. D'accordo? Sì. Cosa gli devi dire a loro? Pronti, via. Aspetta. Pronti? La torre di rincorsa deve essere. Via! Per stare ai nostri anni direi che il palio è diventato negli ultimi tempi, rispetto a quello che abbiamo vissuto negli anni 50 e 60, più amministrato, più regolato, di conseguenza anche molto più gestito, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista della contrada, meno imprevedibile forse, anche se poi il palio è sempre una sorpresa. Il palio ha una grossa tradizione storica e è fondato su basi altamente popolari. Ecco, è in sostanza il modo di esprimersi delle singole contrade, dei singoli popoli delle contrade e della città, di vivere un giorno fuori del quotidiano, nell'epopea, in una realtà piena di affetti, nella quale si condensa il passato, il presente e forse anche il futuro. Questo è il cuore pulsante di Siena che vive per il palio, nel palio e oltre il palio. È una grossa guerra di passione. Il palio, la vita di contrada, è dal punto di vista economico è solo una spesa. Poi c'è però la passione che ci tiene insieme, ci lega, ci fa andare tutti dietro al cavallo, ci fa trepidare prima che ce lo diano, ci fa trepidare quando escono dall'entrone e vanno alla mossa, ci fa trepidare sul posto che ci tocca al canapo, perché anche quello conta molto. È tutta una passione. La televisione ha contribuito molto a cadenzarlo secondo tempi molto più prevedibili, secondo anche una ritualità molto più controllata, però poi il palio smentisce, ecco. Oggi il palio mette più ansia, mette più magone, mette più tensione, perché deve far quadrare molti più elementi di quello che poteva fare una volta. Signor Archimede, ma davvero voi al palio non ci andate? No. Ma perché? Perché ho paura di emozionarmi. Ah sì? E vi potrebbe far male? Mi potrebbe far male, dato che c'è il cavallo buono, in caso di vincita mi potrei emozionare. Avete visto vincere la civetta tante volte? Sì. Prima e ora invece l'aspettate qui in contrada al palio, eh? Ah sì, io l'aspetto qui. Nella selva, con un cavallo abbastanza buono, questo contradaiolo resta in attesa della corsa, addirittura in chiesa. Che pensa questo signore nell'attesa? Probabilmente ha un palio storico, quello del 1934. Lui era militare e quel palio lo vide nel cinegiornale di allora. Thank you.
di 3 secondi di vuoto, non c'è, è tutto pieno. Dove lo vedi il palio? Piazza del Campo, al centro, perché c'è, fai conto che io lo devo vedere ogni anno, no? Perché sto di qui, se ogni anno spendo 200 euro in, a palchi due volte, va, perché c'è, ora è agosto, cioè 400 euro all'anno, per, cioè fai conto tipo 10 anni so, tipo 4.000 euro per vedere il palio, poi già devi dei soldi alla contrada, annuale. Ognuno ha il suo modo di vedere il palio, c'è chi non lo vede, c'è chi anche qui nei nostri giardini va su in cima, in fondo alla nostra proprietà perché magari non sente nemmeno la televisione, c'è chi invece va in piazza, chi va in piazza del Provenzano a aspettare che arrivi la contrada vittoriosa. Il Nicchia canta la selva. Torre di rincorsa. Torre di rincorsa. Il Nicchia alto. Accanto al Nicchia. Torre di rincorsa. Meno male, perché se la rincorsa il drago si faceva a metà posto. Io fanno onda giraffa, bruco, poi selva, nicchio, aquila e drago sono lì e torre di rincorsa. Partono tutte le prime cinque. Ma chi me l'ha detto? Sinceramente. Ho trovato uno, mi ha detto, stai tranquillo. O Leocorno che c'è a cavallo. O è la torre che la mettono di rincorsa? La metta. Aspetta, no, non ha sì, capito. Sì, sì. Ho detto, abbi pazienza. No, perché qualcuno dice, voleva istriceddu, e istriceddu l'ha. Noi che c'era pensato di fare, ci hanno messo le rincorsa. Siena ha vissuto la sua grande giornata di esasperante passione popolare per la più antica festa italiana, il Palio delle Contrade. Nel cuore della città, attorno alla pista della Piazza del Campo, che appare da secoli come un solco scavato tra la folla, in un brivido, in uno spasimo di 80 secondi, esplode l'entusiasmo di un anno di attesa. Al Palio non si assiste, dice chi è di Siena, lo si vive, lo si soffre. Girata e porta via spazio, infatti il Mosiere dice gira di selva invitandola a mettersi come tutti gli altri cavalli. Solo tutti un corno praticamente adesso e quindi sì, ma partite subito Maremma puttana. Di lui che è sempre stato 7:30 puntuale, ora qua che significa? Ricordiamo molte volte, credo già 4 volte sono uscite le contrade dentro i canapi, non ci sono stati abbassamenti del canape, quindi non ci sono nemmeno mosse invalidate, ovviamente la torre è vicina al Verrocchino, ma sembra volerci anche un pochino ripensare, perché nel frattempo l'Aquila ha spinto in alto il drago, che è veramente in posizione molto molto alta. Speriamo tu muoia. E dietro c'è ancora il Nicchio, si entra a San Martino, il Nicchio prende una traiettoria stretta, ma è ancora l'Aquila e l'Onda al comando, seguita da Leocorno e terzo è l'Onda vince. Siamo al primo casato, è caduto il Leocorno, intanto è l'Onda ancora in comando, seguita dalla Selva e dietro il Nicchio, il cavallo scosso del Leocorno, quindi ancora le altre contrade a sfilare. Vediamo ancora l'Onda al comando dietro la Selva e il Nicchio. Sono queste tre che si contendono il palio, l'intruppata e sono caduti due Fantini, sono caduti due cavalli. Giraffa e Aquila. Giraffa e Aquila, la Selva al comando, c'è un cavallo nel mezzo. La Selva al comando. La Selva. La Selva.
Fedora. La corsa è terminata, vincitori e vinti lasciano la piazza e a vegliare sul campo restano loro, le rondine. È un volo e tu dimentica. Palio congiunge il gusto dell'aristocrazia di essere sempre se stessa, nonostante avesse perso ogni ruolo, ma di coltivare la sua memoria, e il gusto del popolo di identificarsi con i simboli di una storia antica, con una partecipazione anche ringhiosa, violenta a questa vicenda, anche se evidentemente questa vicenda era la memoria di sé, della città, era una leggenda che si perpetuava. Dunque questa focosità popolare e questa eleganza aristocratica fanno il palio. A me piace vedere il palio in mezzo alla piazza, perché è l'idea che la corsa gira intorno a te e non la vedi dal palco come uno spettatore. Non vedi uno spettacolo che è fuori di te, ma
Intanto è una cosa meravigliosa vedere la fiammata dei cavalli quando partono alla mossa. E poi sei il perno e la trottola di cui parla Montale, una poesia bellissima dedicata al palio, e la trottola gira intorno a te e tu sei proprio lì, il fulcro di questa trottola. Il presente s'allontana ed il traguardo è là, fuori della selva, dai gonfoloni, sullo scampanio del cielo irrefrenato, oltre lo sguardo dell'uomo, e tu lo fissi. Così alzati, finché spunti la trottola il suo perno, ma il solco resti inciso. Poi, nient'altro.